a tutti ragazzi, sono Virco, bentornati su Gameplay Channel su Slime Rancher. Allora amici, proseguiamo la nostra serie. Stavo guardando che la valutazione un po' di tutti i plort è estremamente elevata, quindi io direi di vendere il più possibile per riuscire a fare tanti soldi, perché mi piacerebbe sto giro sbloccare il laboratorio. Poi ricordiamoci che abbiamo ancora alcuni slime, forse due di quegli slime grossi da appunto andare a far scoppiare. Uno è lo slime, è uno slime gatto, quindi dovrò fare una scorta esagerata di galline, ma comunque si può fare. Qua siamo già a 6106 e di queste qua ne abbiamo una quantità industriale, quindi io intanto venderei tutti questi plort, diciamo degli slime quelli notturni, quindi 10.000. Compriamo assolutamente il laboratorio e abbiamo qua il nostro bellissimo laboratorio. Laboratorio che cosa ci dà esattamente? Allora, qua c'è una caverna. Qua posso fare qualcosa? No? Direi di no. Ci dà una grotta che dove ci porta, di grazia? Ah, ok, è qua dove ho la grotta, perfetto. Bene. Abbiamo sbloccato ovviamente dei gadget, va bene. Quindi abbiamo anche qua degli altri recinti, altri 4 che possiamo utilizzare, ottimo. Ah, ce ne sono anche due di qua, quindi sono 6. Qua c'è un pod che è loccato, ok. No, 5, perché di qua il recinto non c'è, però tanta tanta roba. E tempo di crafting. Ok, io qua non so assolutamente che cosa devo fare. Activate pink plort. Ah, questa è la raffineria. Oddio, questa è la raffineria. Ok, abbiamo bisogno delle risorse, diciamo, raffinate dalla raffineria, quindi plort raffinati. Tipo qua, cosa mi dai? Noise drill. Un ciclo. E gli serve 10 pink plort di rocce, quelli radioattivi. Utility, non ho niente, non ho niente, non ho niente. Ok. Va bene, qua cosa facciamo? Builder shop. Ah, qua possiamo anche comprare Novis pump underground, Novis l'apiary, il pink teleporter. Ma no, vabbè, ma quanta cavolo di roba c'è. Il drone, ecco, il drone me lo vorrei assolutamente comprare. Abbiamo la med station, l'hydro turret, slime ball hoop, ok, slime stage, pink slime lamp. Ah, questa è quella decorativa che aumenta la felicità degli slime. Novice gordo snare per i gordo slime, cioè quelli grossi. E poi il novice drill che si fa dall'altra parte. Non ho idea di a che cosa serva tutta sta roba, se non il drone che vorrei farmi. Però ci vuole 2000, quindi non è un problema, perché 2000 ce l'andiamo a fare subito subito, in maniera veloce veloce, bella tranquilla. Però io il drone, cioè se lo compro, ok, penso che io poi debba farlo qua. Qua è la raffineria, va bene, ovvero qua, volevo dire, novice drill, utility, drone, esatto. E ciao, il quantum plort, hunter plort, wild honey, che sarà dato dall'apiari, jellystone, non ho idea, hexacomb. Sì, ma mi serve un botto di roba. Mi serve un botto di roba che non so assolutamente come fare. Sì, ma sto coso raffineri non me lo puoi togliere? Mannaggia miseria. Abbiate pazienza, ragazzi, non me lo togli, mi si è buggato lì, va bene. Prendiamo quindi più galline possibile, perché... Sì, la smetti di girare, gallina? Grazie. Perché ce ne serviranno un sacco di galline. Vabbè, tanto dovrei riuscire anche così a farlo scoppiare. Dai. Dai, dai che poco, dai manca poco. Vabbè, facciamo così, scusa. Questa, dove cavolo sono le altre? No, no, erano qua. Allora, aspettate, che carico. Ok, ah, eccole qua, qua ce n'è ancora, perfetto. Vai, vai, dammi anche pulcini, tutto.
E che cavolo. E vuoi esplodere. Ma porca, il pulcino me lo magna. Dov'è? Vai, magnate il gallo, va. Ma dai, ma non è possibile che non esplodi. Ma sei un dannatissimo rompipalle, sei. Ma porca vacca. E vai a fan bagno anche te. Fammi prendere altre galline, va. Mannaccia la miseria. Sto qua quante cavoli, gli ho sparate 50 e ancora che ne vuole. Guarda qua. Guarda qua il paradiso delle galline nere. Guarda dove si sono buggate, non ci credo. Non ci credo. Mie, tutte mie, tutte mie. Senti, buttami via ste cacchio di carote. Tu andate a mangiare le carote, galline. Mie, tutte mie. Tutte mie. Basta? Vabbè, con queste in teoria dovremmo riuscire, in teoria, spero. Che cavolo posso buttare via? Senti, questi qua vecchi, buttameli via. Dammi queste qua. Ok, che secondo me le preferisce pure. Va bene, allora dai, andiamo a far scoppiare sto rompiballe, se sempre che ci riusciamo, ma spero proprio di sì sto giro. Ah, tanto là ci sono anche le pogo fruit, ma pensa te. Allora, vai. Oh, alleluia, alleluia. Ok, via. Cacchio, non mi fa cascare sotto. Che cavolo è successo? Ah, no, mi abilita il teletrasporto questo. Ma questo ce l'ho già. Vabbè, piglio le galline, almeno quello. Ma tutto qua, non mi hai dato la chiave? Ma maledetto, ma non mi ha dato la chiave. Che io mo qua è un casino, sti teletrasporti, mica mi oriento più, Qua ci sono quelli di roccia. Slime di acqua? Slime di acqua, davvero? No, tabby slime. Ah, grazie. Dove è andato? Ah, sei qua, scusa. Non t'avevo visto. Ma qua non credo di esserci venuto perché c'è... Dove cacchio sono, scusate? Ah, sono su quest'isolotta. Figa, non l'ho mai vista questa. Quindi probabilmente troveremo, mi sa, anche altri slime. Galline. No, senti, te vattene via. Vabbè, se le sono mangiate tutte, va bene. Senti, sti pulcini, tirali via che mangia rotto le palle. Sicuramente ce ne saranno altri grossi da far esplodere. Ah, eccolo qua. Lui c'è, buono. Questo mangia tutto. Bella sta cosa. Quindi inizia a mangiarti allora intanto le galline, va. Che tanto a me non servono. E vado a sto punto a prenderti anche altri frutti, se li trovo. Allora, andiamo su di qua, vediamo se riusciamo a far scoppiare quel grandissimo rompipalle. Che al massimo torno indietro a prendermi le rape al volo. Quindi, qua, sempre altre rape. Ok, allora, intanto ti do le carote. Toh, magnate le carote e poi magnate i pogo fruit. Oh, perfetto, bravo che scoppi. Ridammi i pogo fruit. Oh, la chiave, ci ha dato la chiave. Ottimo, regalo. Abbiamo questo. No, vabbè, che figata. Scusate, slime, fuori dalle balle voi. Grazie. Mi prendo questo, che non so assolutamente partigordo ornamentale. Che cavolo è sta roba? Ah, la gallina quella là. E però ci ha dato anche un po' di soldi. Buono, ragazzi, così abbiamo anche una chiave per poter aprire appunto una nuova zona. Fighissima sta cosa. Fighissima sta cosa. Qua ci sono quelli brutti. Dove siete? Ok, vai. Zio, che fai? Mi fai l'assalto dall'alto. Ti seguo via l'anima, Ok, dai. E ce ne possiamo tornare quindi indietro. Che spettacolo, ragazzi, mamma mia. Perfetto, allora dai, torniamo in base. Abbiamo fatto un gran bel giro. Mi piacerebbe sbloccare la zona che c'era appunto qua dentro. Mi piacerebbe sbloccarla e quasi quasi io, prima di chiudere, andrei a sbloccare anche questa zona e vediamo dove ci porta. Perché potrebbe sbloccarmi, credo, questa zona qua, mi sa, ragazzi. Andiamo a sbloccare una gran bella zona. Dove cacchio è? Su di qua, ok? Perché questa porta qua ci dovrebbe sbloccare questa zona qua. E allora facciamolo, ragazzi. Sblocchiamoci anche questa zona e a sto punto vediamo che diavolo c'è qua dentro. Diamo una rapida occhiata. C'è una miniera Indigo Quarry. Mining project, ok. Quindi qualcosa che posso minare. Che cavolo è successo?
Ah no, okay, che spavento, era un coso di roccia. Quindi credo che io qua debba mettere le cose che si minano per minare, immagino. Ma c'è solo questo, no? Non è che mi hai sbloccato solo sta roba. No, in teoria dovrebbe essere tutta una... Ah no, ok, ok. Allora, vediamo a livello di slime. Va bene, slime così, slime cos'ha. Ok, qua cose normali. Galline, queste qua non mi interessano. Là c'è una cassa. Andiamo a vedere cosa c'è dentro, giusto per vedere. Ok, sempre questi. Ce li prendiamo qua. Vabbè, niente che mi interessi. Qua ci sono queste robe qua enormi. Ma io questi non li posso prendere così, no? Ok, vabbè, qua abbiamo quelli di fuoco, quelli di roccia, va bene. Qua credo di dover mettere appunto i quelle cose che minano. Ce n'è uno di roccia grosso e mangia veggie, ovvero verdure. Ok, figa sta cosa. E là ce n'è un altro rosa. No, vabbè, ma quanta roba c'è? Cosa succede? Ah, sblocchiamo la mappa. Figa. Figa sta cosa, ragazzi. Ma vabbè, ma quanto è grossa sta cavolo di mappa. Cioè, è gigantesca, ragazzi. È una roba mostruosa. Allora, facciamo ricaricare che voglio andare là sopra. Perché io sento della musica. È anche bella potente. Vorrei capire chi è che sta facendo sto casino. Dai, ah no, non mi fa salire qua, maledetto. No, ci dovrò arrivare da sotto allora. Ok, comunque abbiamo scoperto altri due gordo addirittura. Porcaccia Eva. E qua usciamo? Dove diavolo sono? Ma sono dove ero prima? No, non credo. No, è un'altra zona questa. Un'altra zona ancora. Qua, ok, gli slime di fuoco va bene. Qua, una cassa. Vabbè, un altro di questi. Io li sto a pigliare tutti, sti cosi. Là c'è qualcosa che adesso andiamo ovviamente a vedere, perché mi incuriosisce non poco. Quindi andiamo su di qua. Qua cosa c'è? Vabbè, galline nere, ok. Una cassa che ci apriamo. Che cavolo è sta cosa? No, no, aspetta, aspetta. Aia! Ma maledetto, me l'ha magnato. Che cavolo era quel coso? Ma porca vacca. Maledetti rompipalle. M'ha magnato quel coso che mi aveva dato. Che mi sa che era una nuova una nuova verdura, credo. Che però io qua non... Ah, eccola qua, sì, ok, no, ce l'ho qua. Era questa qua col ciuffetto rosso che non so assolutamente cosa sia. Cosa lascio? Lasciamo questo e vediamo se cresce. Ce la pigliamo. Quanta cavolo di robe. Di qua dove andiamo? Ok, qua non ho visto nient'altro di particolare. Vabbè, altri slime di acqua, ok. Là sotto c'è il pod. Non ho visto ancora slime radioattivi a sto punto. Non ne ho veramente visti. Ah, eccoli là, guarda lì. No, ragazzi, abbiamo trovato anche gli slime radioattivi. Che figata. Mo' li vado a prendere. Credo di dover stare molto attento a quell'aura verde che hanno intorno, perché mi sa che mi fanno molto male se mi chiappano con quella cosa. Lì c'è un pericolo di morte che io eviterei di andare a vedere. Ah, sì, vedete quel simbolo della cosa radioattiva. E che palle che mi mangiano tutte le cose. Ma siete veramente dei bastardi. Siete veramente dei bastardi. Dammi sta cassa, aspetta un po', che mo io voglio andare su in alto. E me l'apro su in alto. E arrivano anche qua a rompere. Che cavolo c'è? Adesso c'è, non c'è niente che mi interessi. Ti pareva. Perché mi sa che gli slime questi qua di radioattivi, che cavolo mangiano? Oka oka. Che cacchio è l'oka oka? È un'oca doppia? Tipo candy candy, questa si chiama oka oka? No, credo che sia la verdura quella là che avevamo visto. Ouch. O questa qua, o quella di prima. Ma non ne ho veramente la più pallida idea. Qua dove andiamo? Andiamo messa in una zona. Che cavolo è? C'è quello d'oro. C'è quello d'oro qua in giro. Ma non c'ho da dargli da mangiare io. Dove cacchio è? Ah, qua sopra. Oh cacchio, no, 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 ci sono quelli radioattivi brutti. Via, 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 via. No, no, no. Ma no, ma io non ci voglio credere. Ma non ci voglio credere. Sono morto come un pirla.
No, dai, con tutta la roba che avevo, avevo trovato anche gli slime radioattivi. Ma non ci voglio credere. Perché? Porca vacca. Poi non so come cacchio togliere questa cosa dalla raffineria che mi sta dando sui nervi. Cioè, guardate qua i cavolo di meat mango che ho. Vabbè, comunque, abbiamo scoperto una nuova zona. Ok, prima o poi dovevo morire, ragazzi. Effettivamente non ero ancora morto, quindi ci sta che prima o poi io dovessi anche morire. E va bene, quindi pazienza, ragazzi, pazienza. Andrò magari off camera a riprendermi la roba o nel prossimo gameplay eventualmente lo faremo insieme, così ci andremo anche a vedere tutte le nuove cose. Tanto gli slime comunque adesso quelli radioattivi li abbiamo trovati, quindi non è un problema. E poi ovviamente andrò anche a leggere tutti i vari consigli e suggerimenti che mi avrete sicuramente dato appunto sul discorso del laboratorio, della raffineria e di tutto il resto. Quindi ragazzi, detto questo, io vi invito come sempre a lasciare un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Se vi va, seguitemi anche su Instagram, lo trovate qua sotto in descrizione. Detto questo, io vi saluto, noi ci becchiamo al prossimo gameplay. Ciao belli!